come fare una foto a 360 gradi della realtà che abbiamo creato come Go Spaces. È molto più facile di quanto noi ci possiamo immaginare. Prima di tutto ci vuole la videocamera. Allora, se non abbiamo la videocamera nel nostro ambiente, attenzione, andiamo nella libreria e su Special noi potremo prenderlo, alzarlo, posizionarlo. Poi qui è molto importante anche far notare che la videocamera, secondo dove è messa, fa una foto diversa. Allora, clicchiamo sulla videocamera e quando apriamo l'editor notiamo quest'icona con scritto camera. Allora, ci sono diverse impostazioni per la videocamera, ma la cosa più importante che ci serve a noi adesso è questa dicitura Save 360 Image, ovvero salva l'immagine a 360 gradi. Lo seleziono, faccio un clic. In questo momento verrà generato. Allora, mentre l'immagine verrà generato, che ci vuole un attimo, anzi, eccolo qua. Adesso le do un nome e metto Mesopotamia. Mesopotamia 1. Quindi mi viene salvato nel desktop. A questo punto ci possiamo chiedere a che cosa ci possono servire queste foto a 360 gradi di un mondo Go Spaces. Bene, secondo me possono essere integrative perché proiettandoli su una piattaforma tipo Google AR o VR possiamo fare il confronto delle varie realtà, quindi a livello geografico e storico, però possiamo anche integrarlo, per esempio, in SyncLink, e questo ci permette di poter integrare all'interno dell'ambiente un video o altri contenuti tramite l'embed, e possiamo perfine creare un piccolo escape room. Quindi le possibilità veramente sono tante, basta avere fantasia. Qui ho fatto solo una prova, ho caricato all'interno di SyncLink una delle realtà che abbiamo creato con i nostri studenti, e qui vedete ogni volta quando c'è la domanda appare una domanda. Se uno risponde per bene, va al prossimo ambiente. E questo è un modo per condividere tra gli alunni le diverse realtà che hanno creato. Ho fatto una piccolissima simulazione con Google AR VR perché volevo confrontare, diciamo, la realtà pensando, diciamo, il mondo biblico con come sono le città di oggi, i luoghi. Quindi anche questa ricerca di luoghi e di confronto sarebbe molto interessante. Chi non ha mai provato Go Spaces, vi suggerisco davvero di provare perché è uno strumento eccezionale. Qui avete un codice per poter provare la versione premium. E poi vi ringrazio dell'attenzione. Spero che questo tutorial possa avervi dato nuove idee.